L'Agenzia delle Entrate ha lanciato un'iniziativa, si chiama 730 Weeks, sarà possibile venire da voi il prossimo 28 giugno per fare cosa? Vi aspettiamo il 28 giugno nei nostri uffici in via Igualada 8 e forniremo informazioni in merito alla dichiarazione precompilata, oltre a illustrare quali sono i vantaggi di questa dichiarazione. Saremo a disposizione dei cittadini, l'incontro è aperto a tutti, è gratuito, forniremo assistenza, daremo informazioni, ci saranno anche delle postazioni self-service dove sarà possibile trasmettere la dichiarazione ed essere anche guidati dai nostri funzionari che forniranno tutta l'assistenza necessaria. La giornata che rientra in un cambio di strategia dell'Agenzia delle Entrate. Sì, è da un paio di anni che l'Agenzia delle Entrate ha dato vita a un cambiamento diverso, superando la dicotomia fisco controllore cittadino controllato, per venire incontro al cittadino e per dare vita a nuove forme di comunicazione e di semplificazione degli adempimenti fiscali. È in questa direzione che si colloca anche questo progetto strategico sul quale ha puntato molto l'Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata. Il messaggio che lanciate è proprio questo: non abbiate paura di fare la dichiarazione precompilata. Semplifichiamo la vita al cittadino. Tante volte quanti di noi perdono scontrini piuttosto che fatture di visite specialistiche. In questa maniera è tutto già in questa nostra banca dati a disposizione del cittadino e se il cittadino riscontra l'esattezza di questi dati, clicca, invia e termina quindi lì la compilazione della dichiarazione. Laddove invece dovesse riscontrare delle modifiche può chiaramente intervenire inserendo ciò che manca, quindi insomma sicuramente è un modo comodo, veloce e semplice e anche guidato di fare la dichiarazione dei redditi. Questo è un bellissimo sistema che responsabilizza il cittadino, consente, oltre a beneficiare dell'aspetto pratico, insomma, poter accedere a qualsiasi ora, in qualsiasi momento, interrompendo, riprendendo, modificando, rifacendo fino a quando uno non arriva a completa soddisfazione, consente anche comunque considerare il cittadino da parte dell'amministrazione fiscale come un soggetto autonomo, capace, cosciente, in linea con questo tipo di atteggiamento anche dell'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate. Anche il Comune di Lecco sta operando con l'introduzione di un portale per quella che è la dichiarazione della Tari, che mi sembra molto interessante per i cittadini, che viene incentivato in questo momento anche con un piccolissimo sconto, una cosa di buona volontà su quella che è la tassa dei rifiuti. Il cittadino può accedere direttamente 24 ore su 24, 365 giorni all'anno a questo portale e modificare, sistemare, aggiustare la propria dichiarazione ai fini Tari e ottenere anche l'F24 per il pagamento eventualmente altro, quindi sostituendo in qual modo lo sportello fisico del comune con questo sportello virtuale.